A Sesto San Giovanni, in via Magenta, il tempo è fermo al 68. Al centro di iniziativa proletaria è ora di pranzo e due ex operai preparano i cartelli per il sit-in del 24 aprile in via Carducci, sui terreni dell'ex Breda, per ricordare tutte le vittime dell'amianto. Perché nonostante le bonifiche, i progetti milionari, le cittadelle della salute, qui si muore ancora. Dall'inizio dell'anno sono due le persone colpite da mesotelioma e nel 2020, in questo comune intriso di storia alle porte di Milano, altri 10 ex operai hanno perso la vita. Le diagnosi sono sempre le stesse: mesotelioma, asbestosi e carcinoma polmonare per esposizione da amianto. Sesto San Giovanni era una città che era chiamata la città delle fabbriche. Su poco meno di 100.000 abitanti esistevano 8 grandi fabbriche dove erano concentrati 42.000 operai, più c'erano quelli dell'indotto. Le fabbriche erano la Breda, la Falck, la Magneti Marelli, la Pirelli. In quegli anni, gli anni 70, gli anni 80, in queste fabbriche dove si lavorava a caldo si usava l'amianto. Naturalmente questi teli d'amianto venivano sparsi per il reparto, i carrellisti che portavano via il materiale gli andavano addosso e si sbriciolava, e quindi la polvere era dappertutto e l'amianto lo respiravamo. Ci davano come misura antinquinamento mezzo litro di latte, perché dicevano che il latte lavava tutta questa polvere. E Michele Michelino, classe 1949, figlio di un operaio napoletano emigrato a Milano, che ha dedicato la sua vita alla lotta e al lavoro, prima nel reparto cavi della Pirelli e poi nella forgia della Breda Fucine. Presidente del Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro, tra i fondatori del Centro di Iniziativa Proletaria Tagarelli di Sesto San Giovanni. Io e tutti noi ne abbiamo visti tanti di nostri compagni morire. Tagarelli, a cui abbiamo dedicato la nostra sede, il nostro centro, era uno dei fondatori del nostro comitato e lui è stato uno dei primi a morire. Uno dei primi a morire, e abbiamo fatto una battaglia per capire come mai era morto lui e nel suo reparto, su 24 lavoratori del suo reparto, del suo turno, ne erano morti 20. E da lì è cominciata fine anni 80, la nostra inchiesta, dove abbiamo cominciato a capire che c'erano delle sostanze cancerogene che uccidevano i lavoratori, perché non è possibile che tutti morivano più o meno con gli stessi sintomi. Un volto, un nome, una storia, una tra tante. Come quella di Gianfranco Rizzieri, uno dei due morti di quest'anno, che non era un operaio e non era mai entrato in una fabbrica. Era l'edicolante di Piazza Rondò e ogni mattina con un panno puliva i giornali e le riviste sui quali si era accumulata la polvere sottile delle industrie. Si è ammalato ed è morto di mesotelioma, così come gli operai. E questi tumori però hanno un periodo di incubazione molto lungo e sono venuti fuori a distanza di anni. Quando a un certo punto hanno cominciato le fabbriche a chiudere, perché nel 92 c'è stata la grande ristrutturazione di Sesto San Giovanni e tutte queste fabbriche sono state tutte chiuse, i lavoratori messi in cassa integrazione, hanno cominciato a venire fuori anche a livello di massa le malattie per gli lavoratori. Sono morti delle mogli di lavoratori che lavavano le tute con l'amianto e non solo con l'amianto. Ha cominciato poi a morire la popolazione, e quando noi abbiamo fatto la prima battaglia in quegli anni, a fine degli anni 80, primi anni 90, quando l'amianto ancora non era fuori legge, dicevano che noi, denunciando il pericolo per noi e per la popolazione, ci avevano anche minacciato dicendo che noi eravamo dei terroristi perché terrorizzavamo la popolazione. E proprio dove i veleni delle fabbriche hanno fatto ammalare centinaia di persone sorgerà la città della salute e della ricerca, voluta dalla Regione Lombardia, in cui si insedieranno l'Istituto Nazionale dei Tumori e l'Istituto Neurologico Carlo Besta. E noi oggi siamo molto preoccupati di questo fatto, perché riteniamo che esista un'area che non è affatto bonificata, ma che secondo noi darà problemi nei prossimi anni. A Sesto San Giovanni, la Stalingrado d'Italia, dove Pasolini ha girato la scena finale di Edipo Re e dove gli anni di piombo hanno mostrato tutta la loro ferocia, i progetti di riqualificazione però sono a un passo dalla realizzazione.
A Sesto San Giovanni, 4 sono i miliardi già investiti e 45 gli ettari di parco su cui si estenderà il progetto di riqualificazione. La nuova stazione ferroviaria è un ponte disegnato da Renzo Piano, appartamenti a prezzi accessibili, uffici, uno studentato da 1700 posti e un hotel non lontano dalla città della salute e della ricerca. E siamo rimasti impressionati quando hanno deciso di fare la cittadella della salute sull'area Falck, che l'area Falck era l'area più grande e dismessa d'Europa, ma anche la più inquinata.